serata in onore alla Scafatese. Per quanto riguarda l'inaugurazione della stagione calcistica, il presidente Enzo Cesarano. Innanzitutto cominciamo a distinguere tra la Scafatese Calcio e tra la Virtus Scafatese, mi sembra, no? Sì, ma lo distinguiamo perché è d'obbligo per informare magari le persone che sono competenti di calcio. E questa qui è la Scafatese Calcio, 1922, matricola 64081, che è la Scafatese che stava in C2 tre anni fa. L'altra società che quest'anno hanno chiamato Virtus Scafatese 2010 è una società di scafati, che ben vengano delle realtà del genere, anzi secondo me se ne nascessero qualcuno in più sarebbe ancora meglio, perché fino a che escono delle persone che vogliono spendere soldi vicino al calcio o vicino allo sport in generale dedicato ai dilettanti è sempre bello ed è sempre da ammirare. Però questa è la Scafatese Calcio, l'altra è la Virtus Scafatese 2010. Questa è la Scafatese del Canarino. No, sì, questo è il Canarino di Totò, no? Come si è detto. Sai, Totò nel famoso film Giro d'Italia, lui dice proprio abbasso la Scafatese per evitare che venga portato in galera. Questa è quella Scafatese del Canarino, eccolo qua, unico, solo. Ma questo per chi ha necessità di conoscerlo, ma altrimenti sul territorio vanno bene due realtà, tre realtà, ce ne sono anche altre, per non citarle, vorrei evitare magari diritti di autori, ma ce ne sono altre società sul territorio che lavorano bene nell'ambito del calcio dilettantistico. Presidente, sinceramente io ne ho fatte tante presentazioni di squadre, ma mi sembra una presentazione a livello di Serie C, sinceramente. Guarda Mario, io, e questo è un messaggio che do a tutti quanti, per me non esiste la Serie C, la Serie A, la Serie B, esiste uno stile, ok? Qualsiasi sia la categoria, bisogna affrontare le cose con una certa professionalità e dandogli una certa importanza per rispetto di chi ti segue, se sia una persona o 100 o 300, questo è indifferente. Però questa è la Scafatese, questo è lo stile nostro, era così anche in eccellenza quando nel 2003 abbiamo fatto il campionato d'eccellenza, così era successivo e così sarà sempre. Buonasera a tutti, sono emozionatissimo, è la prima volta che capita a vedere questa cosa davanti, ma l'emozione di più è quella di aver messo sulla mia pelle il Canarino stasera. E questo ringrazio al grandissimo presidente Cesarano che mi ha dato questa possibilità. Allora Dante, Francesco, tutto bene? Va bene la ripresa? Vogliamo andare? Senti, ormai tutta l'Europa ci vede, quale messaggio puoi dare agli scafatesi che sono oltre le Alpi? Vabbè, il messaggio che posso dare agli scafatesi oltre le Alpi, io posso solo dire a tutti coloro che in questo momento ancora nel sangue corre sangue per il Canarino, io penso che il Canarino vola, ha incominciato a volare un'altra volta circa nel 2010, a riprendere un'altra volta il suo cammino in una maniera molto molto regolare, prima aveva fatto bene, stavolta cercherà di fare meglio se ci riuscirà,
ma il messaggio a tutto il mondo, diciamo, che tu gli dici che in questo momento ci vedono oltre gli schermi tutta l'Europa, io posso solo dire forza calcio dilettantistico, fatto in una maniera molto sana e dando possibilità ai settori giovanili, dove è là che bisogna andare a cogliere il settore giovanile, ma proprio a prescindere per un bene del calcio, ma anche perché i settori giovanili togliamo i ragazzi dalle strade, attenzione. E la cosa più bella è togliere i ragazzi dalle strade, dargli una certa importanza e farli sentire sani, farli crescere in un ambiente sano, perché quello è il futuro del mondo, non solo del calcio. Senti, parliamo un attimo di quest'anno, con quale ambizioni vi portate ai nastri di partenza? Ah vabbè, è inutile che posso, che devo, dovrei nascondermi, voglio vincere il campionato, però rispettando le altre squadre che capiteranno nel nostro girone, non temendo nessuna, ma sapendo e conoscendo sicuramente che altre squadre vorranno vincere anche loro, alla fine vincerà chi è più bravo, chi ha organizzato meglio le cose e poi chi avrà quel pizzico di fortuna che ci vuole in ogni cosa. Quel pizzico di fortuna, chi ce l'avrà, vincerà. Signori, questo è il presidente della Scafatese, Enzo Cesarano. I miei saluti. Ai giocatori e a tutti coloro che ogni tanto sentono parlare di Enzo Cesarano o di Scopanarino, qualcosa che gli va a collegare. Adesso, che cosa succede? Essere socio significa credere in qualche cosa, significa aderire a qualcosa che rappresenta l'intera città di Scafati. Sure, they can be done.